Ciao ragazze, oggi sono qui a presentarvi il nuovissimo prodotto Laila Cosmetics. Si tratta del Caviar Effect Nail Art. È un meraviglioso prodotto, facile da usare per ottenere degli effetti veramente innovativi. Qui sulle mie unghie ho scelto una selezione dei 12 colori per farvi vedere l'effetto. È un prodotto facilissimo da usare. Voi dovete applicarlo sullo smalto bagnato. Noi, naturalmente, nel metodo di applicazione che troverete, abbiamo usato i nostri magnifici Ceramic Effect e proprio è un prodotto che dovete usare per divertirvi. Laila ha deciso di proporre il prodotto singolo, non abbinato a uno smalto, proprio per farvi sbizzarrire nella vostra fantasia più estreme, perché il colore è protagonista, come sempre nel mondo Laila Cosmetics. Quindi, se scegliete di comprare il rosso caviar, potrete abbinarlo con il rosso, per esempio il numero 6 del Ceramic Effect, oppure perché no, fare nero e rosso o fare bianco e rosso. Potrete divertirvi e questa è la base di questo prodotto. Oppure perché no, provate con degli accostamenti un po' estrosi, tipo usate il 41 Ceramic Effect e il Caviar Effect numero 4 rosa. Questo abbinamento l'ho usato nel video che troverete nel metodo di applicazione, proprio perché è bellissimo. E in più potrete creare delle nail art incredibili e vi farò vedere come, usando diversi colori di caviar, diversi colori di ceramic. Insomma, è un prodotto veramente facile e molto divertente. La cosa importante da sapere è che è un prodotto che durerà massimo 2 o 3 giorni, perché immaginate, sono delle palline che si incastrano nello smalto bagnato, quindi sfregando eccetera potrà andare via, ma noi garantiamo una durata di 2 giorni se fatto bene e se seguite alla lettera le istruzioni. La cosa importante è che dopo 15 minuti, quando tutto è asciutto e tutto si è indurito, prendete uno smalto in colore, quindi senza colore, per esempio il nostro Brilliant 2, oppure in questo caso nel video ho usato il 69 Laila, e lo faccio vedere, andate a sigillare solo la punta della vostra caviar nail art. Perché? Perché la punta, la tip, è la parte più sollecitata, dove noi tocchiamo eccetera, quindi è la prima a andare via. In questo modo sigillerete la punta. Se poi voi volete che duri di più, potete anche sigillare tutto. Naturalmente si perderà l'effetto tridimensionale del caviar effect, perché andrete a riempire gli spazi, però in questo modo saprete che la vostra nail art durerà anche 3-4 massimo giorni. Quindi io vi lascio al metodo d'applicazione dell'unghia piena, come in questo caso, e della nail art caviar. Come sempre noi siamo a vostra disposizione sulla nostra pagina Facebook Milano, Laila Cosmetics Milano Italy, su YouTube, su info@lailacosmetics.it. Non vediamo l'ora di leggere i vostri commenti e, parola d'ordine, divertitevi. Un bacio, ciao! Incominciamo col metodo di applicazione del Caviar Effect Nail Art. Di che cosa ho bisogno? Semplicemente di uno smalto, in questo caso Ceramic Effect, del nostro Caviar Effect Nail Art, di un contenitore, in questo caso sto usando un bicchierino da caffè, ma potete usare qualsiasi contenitore, e il nostro imbuttino d'alluminio. Incominciamo. Io per fare in fretta ho già applicato la prima mano di smalto Ceramic Effect e l'ho fatto asciugare per 5 minuti. Adesso procederò un'unghia alla volta con l'applicazione del caviar. Quindi passo una seconda mano di smalto, in questo caso il Ceramic Effect 13, un bellissimo blu. Lo passo su tutta l'unghia.
e immediatamente rovescio a cascata il caviar effect. Ne verso tantissimo, tanto tutto quello che cade nel contenitore potrò riutilizzarlo grazie all'imbutino. Ok? Non lo tocco per un paio di minuti e dopo vi farò vedere cosa bisogna fare. Per recuperare metto l'imbutino nel flacone e verso l'eccesso di caviale e procedo col mio secondo colore. In questo caso ho usato il Ceramic Effect 25. Metto una seconda mano e immediatamente prendo il mio caviar effect e verso sempre abbondantemente per coprire tutta l'unghia, per far sì che non si creano buchi. Recupero. In quest'unghia ho messo il Ceramic 36 e vi farò vedere che belli che sono i caviar effect quando vado a metterli in contrasto con lo smalto. Quindi smalto bianco e caviar effect rosa. Procedo nella stessa maniera. E verso immediatamente il caviar effect rosa. A questo punto io ho terminato, ma come vedete ci sono delle palline che fuoriescono dalla forma dell'unghia e non danno proprio un effetto bellissimo. Quindi la cosa che dovrò fare dopo 4-5 minuti che ho applicato il mio caviar è spingere le palline nella forma dell'unghia, quindi spingo la punta. Non troppo, perché sennò vado a togliere lo smalto dalla punta, e leggermente vado a premere per fissarli. Aggiusto anche la forma ai lati. Le palline che cadranno saranno le palline che sono in eccesso. Aggiusto la forma e premo delicatamente. Questo è il risultato finale. Adesso aspetto 15 minuti che asciughi. Ok, sono passati 15 minuti, il nostro caviar effect adesso è asciuttissimo e vi insegno come faccio a fissare il nostro caviar. Prendo un incolore, in questo caso il 69 della Laila, e dove lo passo? Lo passo solo sulla punta perché è la parte più sollecitata. Come vi ho detto, questa è una nail art che dura 2 giorni, in questo caso aiutiamo a farlo durare di più o meglio. Vedete la parte lucida della tip? In questo caso abbiamo protetto la tip da scheggiarsi. Però se io voglio che questa nail art mi duri di più, quindi che raggiunga i 3-4 giorni, nulla mi vieta di passare su tutta
la caviar nail art, il mio in colore. Naturalmente perderemo un po' di effetto tridimensionale e a volte il colore potrà variare, perché queste sono palline di vetro glassate di colore e quindi lo smalto potrà variare il risultato finale. Però in questo modo saremo sicuri che 4-5 giorni ci dura. Ok, ecco la caviar nail art. E adesso passiamo alle vere nail art che posso creare col caviar effect. Cominciamo col metodo d'applicazione per eseguire delle facilissime nail art col caviar effect. Ho solo bisogno di uno smalto, del caviar, di un contenitore e dell'imbutino, come sempre. Procediamo con una nail art molto tenera, molto soffice, quindi inizio con stendendo il Ceramic Effect 36, che è un bianco gesso, su un settore dell'unghia ed inizio dal settore superiore, vicino alla matrice. Immediatamente prendo il mio primo colore, che in questo caso è azzurro, e verso. Sempre abbondantemente. E recupero. Vado a proseguire col secondo settore, quello centrale. Come avrete notato, i caviar si attaccheranno solo dove io metto lo smalto e verso. E per finire, terzo settore, la tip. Prendo il bianco trasparente e lo verso. Ed ecco la nostra prima nail art. In neanche un minuto ho eseguito una bellissima fantasia molto tenera per molte occasioni. Procediamo questa volta con una nail art un pochino più strong, un pochino più scura. Quindi inizio con il mio Ceramic Effect 31 nero. Questa volta andrò a colorare le rine dritte. E coloro metà unghia. Prendo il Ceramic nero e verso. Vedete con che precisione le palline si attaccano solo dove io ho messo lo smalto. Perciò mi rende tutto molto più facile. Coloro anche l'altra metà. Prendo il multicolor e verso. Seconda.
Dopo andremo a pressarla e a dargli forma quando ho finito tutte e tre. Per la terza, una nail art molto facile, prendo sempre il nero e applico su tutta l'unghia. E questa volta userò il caviar nero e il caviar argento. Molto velocemente prendo il nero e lo verso solo sulla punta, senza essere precisi. Prendo l'argento e lo verso sul top, su vicino alla matrice. Ups, se vedo che ci sono dei buchi, continuo a versare. Ed ecco le nostre tre nail art. Adesso attendo 5 minuti e poi incomincerò a dargli forma e a premere. Ok ragazze, sono passati 5-7 minuti, io adesso premo per fissare sempre molto delicatamente, ok? Ricordatevi che le palline che vanno via sono le palline in eccesso, quindi non c'è nessun problema. Do forma, così in punta e lateralmente. E questo è il risultato finale. Uno. Due. E tre. Tra 15 minuti io metterò l'incolore sulla punta per fermare la mia nail art. Spero vi sia piaciuta. Vi saluto, alla prossima. Ciao.